Il presidente del circolo, Graziano Biagiotti, perché questo compleanno del circolo? Dopo anni che sono qui alla presidenza, si è pensato benissimo col consiglio del circolo di festeggiare e ricordare i soci fondatori. Spero di proseguire in questa associazione e dare ancora miglior contributo con tutti i nostri collaboratori per arrivare a fare delle cose egregie. Ma il ruolo di un circolo oggi nella società qual è? Il ruolo del circolo oggi nella società odierna è un ruolo soprattutto aggregante di tutta la comunità, in particolar modo in questo paese di strada in Chianti, dove molte persone vanno la mattina a lavorare e quindi tornano la sera, per cui i luoghi di aggregazione sono molto pochi. Il circolo Anfi Aurora rappresenta un luogo di aggregazione dove le persone possono ritrovarsi, stare insieme a fare alcune attività che abbiamo già fatto durante gli anni precedenti e molte altre che ne abbiamo in procinto di fare nei prossimi anni. Bene, oltre che segretario del circolo sei anche assessore all'ambiente del comune di Greve in Chianti. Dunque, per questo rapporto fra istituzioni locali e circoli e strutture associative, quanto è importante? Per noi è molto importante che ci siano questi luoghi come il Circolo Anche Aurora e come tante altre realtà che ci sono nel nostro comune, che è un comune molto esteso e quindi ci sono frazioni molto distanti fra di loro, molto distanti anche dal capoluogo. Pertanto posti come il Circolo Anche sono importantissimi, perché in questo modo l'amministrazione riesce ad avere un contatto diretto con i cittadini, che è mediato, diciamo, attraverso i circoli, che accolgono sempre l'amministrazione nel migliore dei modi possibili. Si fanno portavoce dei problemi dei cittadini e quindi collaborano con l'amministrazione per la soluzione di tutte le problematiche delle varie frazioni. Il circolo è nato nel 1957, in un periodo molto diverso. L'Italia era da poco uscita dalla guerra, ma si avviava al miracolo economico. Ecco, oggi può essere un polmone, un momento di spinta per un'Italia che vuole riprendersi, che vuole rilanciarsi. Sì, in questo periodo infatti si registra sempre una maggiore solidarietà nei luoghi come i circoli, in particolar modo nel circolo Aurora, e questo chiaramente si ha anche e soprattutto per la crisi che stiamo vivendo ora, perché molte famiglie sono in crisi, non arrivano a fine mese, quindi è necessario che sui territori ci sia sempre più solidarietà, e questa solidarietà si può avere solo in luoghi come circoli, come Circolo Anche Aurora, dove si cerca di accogliere tutti nel miglior modo possibile e di aiutarli in quelle che sono le loro esigenze le più disparate che le famiglie possono avere in un periodo così di crisi. Alberto Bencistà, sindaco di Greve in Chianti. Dunque, l'importanza delle strutture associative, dei circoli, per la vita locale, dunque anche per l'amministrazione. Ma è fondamentale. Lo è sempre stata, però in particolare in questi momenti. Cioè, in questi momenti di grande difficoltà economica, e quelli sono notati tutti, ma anche di grande disagio sociale, il rapporto con i cittadini organizzati attraverso l'associazionismo è veramente fondamentale. Noi siamo particolarmente fortunati di avere in tutte le frazioni, sia da un punto di vista del volontariato socio-sanitario, sia da un punto di vista del volontariato che si impegna in vari settori, dalla cultura alle attività ricreative a quelle sportive. Siamo fortunati perché abbiamo questo ricco tessuto che è davvero una ricchezza. A strada in particolare, a strada in Chianti in particolare, ci sono alcune associazioni come per esempio il Circolo Aurora, ma come per esempio la sezione dell'Avis, che stanno realizzando esperienze di assoluta avanguardia. Per esempio l'Avis ha coinvolto la comunità marocchina nella donazione del sangue, che ha risposto in maniera entusiasta, con una grandissima partecipazione, che è anche il modo di fare una integrazione opportuna, perché in questa maniera intanto si è capito che il sangue non ha colore, è lo stesso per ogni nazionalità. E poi si sono sentiti i rappresentanti, i cittadini marocchini, si sono sentiti valorizzati, e questo sta creando un clima molto positivo. La stessa esperienza può avvenire in tante altre situazioni, e per esempio, parlando del Circolo Aurora, il Circolo Aurora è collocato in una zona che avrà presto una valorizzazione da un punto di vista urbanistico.
nascerà qui il nuovo oratorio della chiesa, della parrocchia, attraverso una convenzione con il comune, quindi saranno spazi anche utilizzabili dalla intera comunità, e questo è positivo perché finisce definitivamente quella separazione che nella storia d'Italia e anche nella storia della Toscana c'è stata, fra bianchi e rossi, fra Casa del Popolo e il circolare UMCL. Questa è veramente una storia passata. La storia non si cancella, ma guardiamo appunto al futuro, e questa è la dimostrazione concreta delle ottime opportunità che avremo. Si nota questo stacco enorme che c'è fra chi governa, fra la politica e la gente. Allora ecco, i nostri circoli, tutti i circoli come altri punti di aggregazione, rappresentano proprio la possibilità di mettere in comunicazione queste due parti. Cioè da un lato chi ha responsabilità di governo e dall'altro però la gente che ha i propri bisogni, i propri problemi da risolvere e che deve trovare quindi un tramite per farsi sentire e per farli presenti. Paolo Sottani, vice sindaco di Greve in Chianti e assessore al sociale. Dunque i circoli come spinta anche per risolvere i grossi problemi che ci sono oggi. Come spinta per risolvere i problemi della crisi che c'è adesso, ma anche per un discorso proprio di promozione e di aggregazione che diventa fondamentale, di integrazione nel nostro territorio. Abbiamo una percentuale anche di immigrati rilevante, superiore alla media anche della Toscana, della provincia di Firenze, dovuta anche al discorso poi del lavoro in agricoltura, e proprio in questo periodo Questa crisi ha portato anche su questo settore a delle criticità sociali veramente importanti. Perdendo il lavoro diventano problemi di sfratto. Il nostro comune non avevamo questo tipo di problemi fino a 2 o 3 anni fa. Adesso anche gli sfratti diventa un problema della casa, diventa un problema rilevante. Quindi a maggior ragione, per il discorso dell'integrazione, stanno nascendo nei circoli il discorso del ancora più forte di fare corsi di lingua, perché come sapete le madri purtroppo sono trattenute in casa, non conoscono la lingua, e quindi da questo punto di vista è importante. Ma soprattutto anche riuscire nel nostro territorio importanza dei circoliarci. Rispetto al passato, quello che io vedo, non c'è più questa divisione. Questa divisione, anche era anche una divisione politica, sta avvenendo fortemente meno. Serve per aggregare, unire. Senza questo spirito di divisione che prima c'era, non vado da una parte, non vado dall'altra, perché la funzionalità veramente del circolo deve essere quella di portare persone a stare insieme soprattutto. Ecco. Rosetta Battista, membro della direzione nazionale delle ACRI. Le ACRI hanno nei circoli il suo punto di forza, l'ha sempre avuto, ma anche oggi credo. Io penso che sia indispensabile oggi proprio ritornare ai territori e quindi ritornare ai circoli. La funzione dei circoli per le ACLI è una funzione indispensabile. Non esiste l'associazione se non esistono i territori con circoli vitali e circoli capaci di fare rete sul territorio. Per cui noi ci auguriamo che ogni circolo, che oggi forse ha anche una sofferenza perché la società oggi è molto difficile con le varie problematiche che ci sono, ma proprio nei circoli si possa ritornare a vivere anche le relazioni, perché il capitale che oggi manca è un capitale sociale, è un capitale di relazioni che è importante riattivare. Ecco, terminiamo questa trasmissione con un saluto al circolo Aurora di Strada in Chianti. Ecco, noi speriamo che questo circolo, che ha 56 anni di storia, quindi una lunga storia, possa ricordare le proprie radici, ma anche volgersi al futuro e cercare anche di aprire sulla società di oggi, che è diversa da quella di 56 anni fa. Quindi auguri al circolo.